Sono 8 gli indagati per la morte di 6 persone avvenuta venerdì notte a Corinaldo, fuori dalla discoteca Lanterna Azzurra. La procura di Ancona indaga per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose il minorenne di 16 anni, rintracciato a Senigallia, indicato da alcuni testimoni come colui che avrebbe spruzzato la sostanza urticante al peperoncino all'interno del locale, scatenando il panico. Oltre al sedicenne sono finiti nel registro degli indagati altre 7 persone, i 3 soci titolari, tra cui l'amministratore della Lanterna Azzurra e i 4 proprietari dell'immobile. L'ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo aggravato per la gestione della sicurezza del locale. Un'indagine, come hanno spiegato il capo della procura anconetana Monica Garulli e la collega dei minori Giovanna Leboroni, su cui molti aspetti della vicenda sono ancora tutti da accertare. L'iscrizione del sedicenne è un atto dovuto, su di lui ci sono testimonianze generiche che rendono la consistenza indiziaria flebile e tutta da valutare. Sono stati molti a dichiarare che a un certo punto è stato spruzzato qualcosa nell'aria, a terra è stata trovata una bomboletta, ma non escludiamo che ce ne possano essere delle altre. È stata sequestrata una bomboletta spray, vi dicevo, di 15 ml di capienza, lunghezza 10 cm. Sicuramente c'è stato un momento in cui le sostanze irritanti sono state avvertite nell'aria, quindi questo è stato un momento ben netto che collochiamo tra la mezzanotte e mezza e la mezzanotte 45. Ma i PM per ora escludono l'ipotesi che ad agire quella sera in discoteca fosse una banda organizzata intenta a colpire gli adolescenti allo scopo di derubarli. Al momento non ci sono evidenze. Ma qual è un'ipotesi? Quale può essere? È quella che vi ho descritto. Grazie. Però non ha escluso più persone, dottoressa? Non l'ha escluso? Al momento l'indagato è uno, nulla è escluso. Veramente, perché gli accertamenti, cioè, che ci possa, sono è verosimile che ce ne possano essere di più di uno, insomma. È tutto, diciamo, al vaglio. Però non è escluso. Al momento non è escluso. Okay. Le indagini sono aperte a 360 gradi e le ipotesi di reato sono fluide, per questo gli investigatori e gli inquirenti chiedono la collaborazione dei ragazzi presenti quella sera in discoteca e anche dei loro genitori. Chissà qualcosa si faccia avanti e parli senza timori per arrivare al più presto a far luce su quanto accaduto.